Amici dei motori, un saluto da Fiammetta alla Guidara e benvenuti in diretta sul tracciato di Vallelunga, dove tutto è pronto per l'apertura della giornata e siamo pronti per seguire il primo round dell'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Vedremo in pista moltissimi piloti di nazionalità diverse con vetture tutte uguali e questo consente di mettere in luce decisamente l'abilità, il talento di questi piloti che sono giovanissimi, provengono tutti dal mondo del kart, un passo assolutamente propedeutico e abbiamo in griglia di partenza per noi Camilla Ronchi. A te Camilla. Ciao Fiammetta, beh, l'hai appena detto quanto è bella questa griglia di partenza, prima di tutto perché ci sono piloti giovanissimi che hanno la possibilità di cimentarsi, alcuni per la prima volta con delle formule, poi 26 piloti, 16 paesi, 3 continenti, quindi una griglia che parla assolutamente internazionale, ma qui con me ho voluto vicino grazie a Troncon, Team Principal del Prema Power Team, che l'anno scorso ha fatto la parte del leone e anche quest'anno partite bene con 2 piloti in prima fila. Certo, abbiamo fatto la pole position, occupiamo la prima fila, siamo contenti di partire da dove abbiamo lasciato l'anno scorso. Ci piace vincere, però sappiamo che la concorrenza sarà agguerrita. Grazie mille, ma io mi sposto subito. Voglio innanzitutto fare complimenti a Ralf Aaron, l'Estonia. So, congratulations on your pole position. I know you told me that you don't like that circuit, but how important is to start from the pole position today? Of course it's very important because it gives a great advantage. And hopefully I can make the pole position and win. Okay, thank you so much and good luck. Lui proprio non vuole, cioè non voleva essere qui a Vallelunga, mi ha detto non mi piace questo circuito, però è partito molto bene. Abbiamo la possibilità di fare una battuta veloce anche con un altro pilota della Prema Power Team, Guan Yuzhu dalla Cina, però tu adesso vivi a Maranello. So you live in Maranello because you are a pilot from Driver Academy. So are you cheering for Ferrari? Yeah, I'm really happy to join the Ferrari Driver Academy. It means a lot for me, so obviously I'll be trying my best all the time. Ovviamente tifa per la Ferrari, è molto contento, gli piace moltissimo anche il team che si respira all'interno del Prema Power Team. Adesso lascio la griglia di partenza a te Fiammetta. Grazie Camilla, allora siamo pronti per seguire questo primo appuntamento. Vi ricordo che durante questo weekend ce ne saranno altre 2 di gare dell'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth e quindi domani mattina una gara più breve della durata di 18 minuti più un giro e poi domani pomeriggio il terzo round di 28 minuti più un giro, esattamente come la gara che ci apprestiamo a seguire ora qui in diretta dal circuito di Vallelunga. Intanto vi presento il mio ospite che è Ermanno Gagliolo, direttore sportivo di Abarth. Benvenuto Ermanno. Ciao Fiammetta, buongiorno a tutti. Allora, grazie per essere qui con noi, siamo pronti appunto per seguire questo debutto stagionale. Ricordiamo che già c'è stata una prima edizione lo scorso anno, vediamo intanto subito insieme alla grafica in sovraimpressione la griglia di partenza con Ralf Aaron, autore della pole position, e poi lo abbiamo anche sentito nell'intervista, il pilota di nazionalità cinese Yu Guanzhu, poi Viera in terza casella, Robert Schwarzman dalla Russia quarto, poi Raucci, Baitz che vengono rispettivamente dal Brasile e dal Venezuela e poi ancora Beckman, Siebert, Sato in nona posizione dal Giappone, decima posizione per Bertonelli, poi Desideri, Peroni dall'Australia, Schlom dalla Russia, ma poi mano a mano li andremo a conoscere meglio tutti, e poi ancora Mauron, 14esima posizione, 15esimo Preining, Rindeslibacher dalla Svizzera, 16esima piazza, e poi da Israele Baruch, 17esimo dal Messico, Guzman dal Bahrain, Al Khalifa, 19esima piazza, e poi Madera dall'Ecuador. Ferrari, italiano invece, ci sono anche gli italiani naturalmente, in 21esima piazza, e poi Ponzio, 22esimo, Galbiati, 23esimo, e poi attenzione perché c'è anche una quota rosa, anzi ci sono 2 gemelle polacche, si chiamano Pankiewicz e corrono con il team RB Racing, e tra l'altro quest'anno loro chiaramente prendono parte anche alla classifica generale, però c'è proprio un trofeo riservato alle ragazze. Quindi c'è questa novità appunto delle
quota rosa nel campionato italiano di Formula 4. Vediamo intanto i piloti che prendono il via per il warm up lap, dopodiché saremo pronti per seguire insieme questa prima gara 28 minuti più un giro. 18 minuti la gara di domani mattina, invece alle 9 si comincia con cappuccino, brioche e Formula 4 di domenica mattina, e poi a seguire nel pomeriggio l'appuntamento con la gara conclusiva di questo primo appuntamento di Vallelunga. Allora, vediamo intanto che le vetture sì, sono chiaramente tutte uguali perché hanno lo stesso telaio Tatu, usano lo stesso motore, però ovviamente le livree delle squadre rispettive che ci permettono di distinguerle immediatamente, impareremo a conoscerle durante la stagione. Ricordiamo che il campione in carica è Lance Stroll, il talento che è emerso anche grazie alla scuola, la Ferrari Driving Academy, e che è addirittura arrivato dal Canada per partecipare e vincere lo scorso anno in questo campionato, che è un campionato proprio nato per far emergere i talenti. Ricordiamo che dopo l'esperienza dello scorso anno, quest'anno è nata anche l'edizione in Germania, che fa addirittura oltre 40 partenti, e non a caso tra i protagonisti c'è anche il figlio di Schumacher, che la scorsa settimana ha anche conquistato la sua prima vittoria. Quindi è un campionato, quello italiano, che ha dato l'esempio e che ha anche una bella griglia di partenza, perché considerando i tempi attuali, la crisi che purtroppo c'è e tutto il resto, tutto il contesto, dobbiamo dire che avere 25 piloti in griglia è davvero un ottimo risultato. E quello, se mi posso permettere, quello che sorprende maggiormente è avere 16 nazionalità diverse schierate in un campionato italiano. Davvero, questo è un penso sia un primato, perché faccio fatica a ricordare una situazione analoga. In effetti è così, vuol dire che è seguito praticamente tutto il mondo e che tutti i piloti cercano di venire a fare quello italiano. L'hanno scelto proprio perché effettivamente poi qui ci sono delle piste straordinarie. Ricordiamo, dopo Vallelunga ci sarà Monza, poi Franciacorta, Mugello, Adria, Imola, Misano, insomma un bel campionato. Ma ora siamo pronti, le telecamere sono sulla vettura del team Prema Power Team di Ralf Aaron. Ora siamo andati invece sulla vettura numero 12, quella di Preining, ed eccoci con lo schieramento di partenza al completo. Ricordiamo pole position per il pilota che arriva dall'Estonia, Ralf Aaron, e subito al suo fianco sulla destra dei vostri teleschermi con la tabella numero 33 dalla Cina, Yu Guangzhou, e poi alle loro spalle Vieira con la vettura inconfondibile fluorescente, al suo fianco la vettura russa Schwarzman. Siamo pronti, la partenza, spettacolare partenza da Fermi, dove ovviamente c'è un problema in fondo alla griglia, c'è stato quindi un problema. Adesso andremo a vedere cosa è successo, e c'è subito un testa coda, un pilota che esce, e dall'entità del danno mi pare ovviamente di capire che non sarà possibile riprendere, però tutto regolare sulla testa della gara con Raucci. Intanto vediamo, sì, due piloti intanto che sono usciti, vediamo il serpentone che si va a snodare con la vettura numero 99, quella di Aaron, che è scattata molto bene dalla pole position, ma Vieira anche cerca di non perdere il contatto. Ed è stata una bella partenza concitata, anche perché tutti hanno voglia di vincere. Seconda posizione per il pilota cinese Zhu, che mantiene appunto la piazza in cui è partito. Adesso andremo man mano a vedere i valori in campo, anche se dalle qualifiche abbiamo visto che c'erano ben 12 piloti racchiusi in meno di un secondo. Questo la dice lunga sulla gara e sul campionato che ci aspetta. Intanto attendiamo anche di vedere il primo passaggio che si chiude. Siamo ora al tornantino, che è il punto più lento del tracciato di Vallelunga, tracciato di 4.085 metri alle porte di Roma, un tracciato direi abbastanza storico, ed è un tracciato che piace molto ad alcuni di questi piloti, ad alcuni abbiamo sentito un po' meno, come per esempio a Zhu, ma anche ad Aaron,
però si stanno trovando molto bene. Intanto vediamo le bandiere gialle per l'uscita di Bites, quindi in questo momento divieto assoluto di sorpasso, quindi i piloti procedono regolarmente e la situazione vede Aaron al comando davanti a Zu, poi Viera, poi Siebert e poi Schwarzman. Andiamo a vedere il replay della partenza. E sì, con due problemi in fondo alla griglia, due sicuramente piloti, due vittorie che non sono partiti, che rimangono ferme in fondo allo schieramento, e questa è l'uscita della testa coda. Peccato, grossa delusione quindi per Bites, Mauricio Bites, pilota nazionalità venezuelana. E torniamo in diretta con le immagini della gara, la grafica in sovraimpressione ci dà anche i distacchi. Vediamo quindi che Aaron per ora ha 8 decimi di vantaggio sul pilota di nazionalità cinese Zhu Yu, e poi Viera in effetti in queste ultime fasi sta cercando di allungare. Aaron tallonato da Zhu, Viera sta perdendo leggermente il contatto, poi Siebert che ha recuperato una posizione su Schwarzman che ha dovuto accodarsi. Schwarzman, ce lo ricordiamo anche lui, possiamo dire ieri nel mondo dei kart, pilota di nazionalità russa che in realtà parla benissimo l'italiano perché ormai vive in Italia da quando ha iniziato a correre in kart. Lo scorso anno aveva fatto soltanto l'ultima gara della Formula 4 perché non aveva prima l'età per poter partecipare, e ora invece ovviamente farà tutto il campionato. Si chiude il secondo giro con Aaron al comando con 8 decimi, poi Viera è in terza posizione alle spalle di Zhu con un secondo e 9, e poi ancora Siebert, Schwarzman, Beckman e Raucci, che a questo punto direi che è il primo degli italiani, che è in settima posizione a 4 secondi e 8 davanti a Desideri a 5 secondi e 2, poi Slom, Rindrisbacher, Mauron, Preining, Peroni, che ha un cognome decisamente italiano ma ricordiamo arriva addirittura dall'Australia per correre in questo campionato, e poi Guzman, Baruch e via via tutti gli altri. Ventesima posizione per la prima delle gemelline polacche, Pankiewicz, in ventesima piazza appunto a 14 secondi e 7. Anche loro però vivono in Italia, sono polacche ma vivono intorno al Mugello se non vado errata. Quindi molti piloti che scelgono veramente l'Italia per poter fare la loro carriera appunto nel mondo dei motori, Emanuele. Sì, sicuramente la tradizione motoristica italiana con un prodotto completamente italiano dà i suoi risultati, dà i suoi frutti. A proposito di prodotto completamente italiano, approfittiamo di un momento tranquillo della gara per parlare proprio dell'Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, che è un prodotto completamente italiano, a partire dal telaio al motore. Telaio, motore, freni, elettronica, gomme, è un prodotto completamente italiano che i tedeschi hanno preso così come pacchetto completo e l'hanno portato in Germania. Quindi ricordiamo chiaramente il motore Abarth, ed è lo stesso dello scorso anno, giusto? Sì, è lo stesso dello scorso anno ed è lo stesso che equipaggia le 500 trofeo che fanno il campionato italiano ed europeo. Giustamente, quindi rimane lo stesso perché per 3 anni deve mantenersi tale per regolamento. Certo. Le gomme sono un tipo di gomme particolari? Sono gomme Pirelli che ha sviluppato per questa monoposto e che stanno dando veramente dei risultati ottimissimi. Allora vediamo intanto Slom con la tabella numero 3 che si trova in nona posizione, che sta andando all'attacco per recuperare qualcosina, mentre intanto sta allungando Aaron perché il terzo giro lo ha chiuso con un secondo e 2 di vantaggio, seconda posizione che non viene messa in discussione. Ma c'è Camilla Ronchi ai box per noi, e te Camilla. Sì, chiaramente con uno dei grandi protagonisti di questo campionato, team principal Marco Ubaldi del Mata Racing Team. L'anno scorso un ottimo risultato con Mattia Trudi, che poi ha continuato, e quindi è un Formula 4 vincente, lo possiamo dire. Sì, per noi l'anno scorso è stato il primo anno, abbiamo chiuso secondo in campionato con Mattia, che adesso è impegnato nel Formula 4 in Germania. Abbiamo 3 piloti nuovi, 3 debuttanti, un russo Glom, messicano Gutman e colombiano Kajanet.
tre piloti al primo anno. Velocissimo, perché siamo in diretta. Qual è il segreto di questa, di questo campionato? Una risposta veloce. Ah, il segreto di questo campionato è che sicuramente un campionato con una macchina molto performante che insegna molto ai ragazzi e anche a livello economico molto abbordabile. E diciamo è un passaggio obbligato secondo me da chi viene dal kart e chi vuole poi intraprendere la carriera automobilistica. Grazie mille, a te Fiammetta. Grazie Camilla. Allora intanto abbiamo visto che in pista qui cominciano a scaldarsi gli animi. In questo momento il confronto che vede protagonista Schwarzman, che si trova in quinta posizione. Però vediamo la regia ora che ci offre il bel sorpasso all'interno, abbiamo visto, di Rindrisbacher, che quindi è passato davanti a Slom, lotta per la nona posizione. Qui abbiamo ancora invece il sorpasso di Schwarzman, che va a recuperare una posizione anche lui. Torniamo in diretta e vediamo Aaron sempre più solitario al comando, e qui dobbiamo dire che è veramente una questione di piede, perché le vetture sono tutte uguali. Sì. Continua ad avere un passo gara che è veramente incredibile, se pensiamo che sono giovanissimi, che forse sono la prima esperienza in auto, quindi... Assolutamente sì, è vero, sono, ricordiamo, l'età minima da quando parte. 15 anni, quindi pensate quanto sono già effettivamente avanti questi piloti grazie all'esperienza che hanno fatto nel kart, dove ormai sappiamo si comincia in età davvero tenera, perché con il 60 mini kart dall'età di 9 anni si è già in pista. E quindi si arriva a questa età quando si è già dei veri e propri piloti. Intanto vediamo che cosa succede. Siamo ai boxe con il pilota numero 11 ed è il messicano Raul Guzman Marchina, con la vettura del team di Marco Baldi. Tra l'altro questo è un'indiscrezione di pupillo del calciatore del Verona Rafael Marquez. Problemi evidentemente per lui, mentre intanto se ne sono andati i primi 10 minuti o quasi della gara. Si sono percorsi 5 giri, siamo nel corso del sesto, questo è il tornantino, come dicevamo il punto più lento, e le inquadrature ora ci mostrano un gruppo ancora compatto per quanto riguarda le posizioni, per così dire, di rincalzo, mentre la prima, la seconda e la terza piazza sono ben delineate, con Aaron al comando, Du Yu in seconda posizione e Vieira in terza piazza, mentre alle loro spalle comincia appunto questo alternarsi di piloti in quarta, quinta, sesta, settima posizione, con Siebert che in questo momento appunto occupa la quarta posizione, poi Schwarzman, Beckmann, Raucci, Desideri, Reining e via via tutti gli altri. Ma ho la sensazione che questo confronto vada a chiudersi solo sotto la bandiera scacchi. Linea Camilla intanto. Sì, sono con il pilota della vettura numero 11, Guzman. So what's happened? What problem did you have? We lost the throttle, so we don't have power. Quindi il problema è il pedale dell'acceleratore, so the race is finished for you, that race. Yes, it's finished for today. Today, but tomorrow we have more to race more. Yes, we will improve tomorrow. Ok, a voi. Grazie quindi per domani, lo avete, immagino, capito tutti, ci sono due gare ancora da disputare, quindi la possibilità di fare decisamente meglio. Peccato per questo stop. Bella però questa formula, Armando, perché così i piloti possono andare a recuperare subito quello che hanno perso in una gara. Sì, sicuramente, avendo tre gare... possibilità di recupero con maggiori. È una formula che ACI Sport, l'ACI e i promoter hanno delineato per far correre il più possibile i piloti, far prendere confidenza con le vetture, conoscere le piste, e appunto essendo molto giovani questo è quello che serve. Vediamo intanto che si chiude il settimo passaggio con Aaron, che ha un vantaggio sempre più consistente, addirittura ha rosicchiato ancora, se ce ne fosse stato bisogno, quasi mezzo secondo, quattro secondi, sì, due secondi, quattro, sì, quattro decimi esatto di vantaggio, e su Zuyu, vediamo intanto
la regia ci offre. Questo è Desideri con la tabella numero 44 e la sua vettura con la livrea mimetica assolutamente inconfondibile. Abbiamo visto Cordoli e un bel confronto ora proprio con Desideri, che vediamo impegnato, transitato in ottava piazza, però sta girando con un buon passo, mentre il suo giro veloce lo ha appena siglato Robert Schwarzman, che viaggia in quarta posizione ma ed è staccato di 7 secondi, ma ha girato in 1.35.2 nell'ultimo passaggio, quindi esattamente direi con il crono del leader della gara. Attenzione, intanto andiamo al tornantino, la vettura numero 5 è quella di Beckmann, che è all'attacco di Siebert, passa, i due si affiancano, niente da fare, chiude la traiettoria, Siebert si rimpiazza davanti, cerca ancora una linea impossibile, andiamo alla curva Roma, da qui si esce proiettati velocissimi sul rettilineo del traguardo. E questa bagarre consente agli altri di avvicinarsi ancora. E Raucci e Desideri alle loro spalle, questa è la lotta per la quinta posizione. Vediamo intanto ancora l'attacco di Beckmann, mentre davanti a loro c'è Schwarzman, che in questo momento è solitario. Andiamo a rivedere, ecco, un'uscita, e con la tabella numero 10 si tratta di Ali Al Khalifa, il pilota del Bahrain, che va in testa coda all'uscita della Roma. Torniamo in diretta, mancano 14 minuti e 20 allo scadere del tempo regolamentare, dopodiché andremo a percorrere un ultimo giro per la bandiera a scacchi, che andrà a determinare, cioè, il contatto con due piloti che a questo punto sono costretti ad uscire di pista, ma vanno subito a riprendere. Vediamo, sono più di due piloti, è successo veramente di tutto nella frazione di pochi attimi. Andiamo ora a verificare qual è la situazione. Guardate come scivola la vettura di Beckmann, che perde una posizione. Qualcuno di loro adesso che è uscito ovviamente avrà comunque anche le gomme sporche, quindi sì, sicuramente hanno bisogno di un pochino di strada per ripulire lo sporco che hanno accumulato. Benché giovanissimi, hanno comunque padroneggiato la situazione con, come se fossero dei piloti esperti. Tabella numero 25 per Raucci, che in questo momento si appresta ad affrontare la curva Roma. Vediamo, transitano ora sul rettilineo del traguardo, esce intanto dalla traiettoria Canaiette con la tabella numero 77. Andiamo a vedere cosa è successo. La classifica ci dà Aaron ovviamente davanti, e Zu in seconda posizione, Vieira le prime tre posizioni e la quarta di Schwarzman sono rimaste le stesse, mentre che staccata con ruote fumanti, bellissima questa immagine. Poi Schlom, Rindlisbecker, mentre intanto vediamo con la tabella numero 27 rientra ai box Alex Peroni, pilota australiano, evidentemente anche lui coinvolto in un'uscita, è dovuto entrare i box, mentre la regia di Mauro Valentinucci ci fa vedere il bloccaggio di Raucci, tabella numero 25 per lui. Poi vediamo con la tabella numero 77 Canaiette in nona posizione, qui un'uscita che costa delle posizioni, e non è facile il tracciato di Vallelunga da interpretare, che è molto guidato, ha dei tratti veloci come quello del curvone, e poi ricordiamo che non tutti i piloti ci hanno già girato, perché molti provengono appunto dal kart e questo è il primo appuntamento stagionale, e quindi per molti è davvero il primo appuntamento con questo circuito, che hanno dovuto imparare in fretta e in furia durante questo weekend. Un weekend che fortunatamente ha goduto fino ad ora, e così pare che debba essere anche per domani, dei benefici di un sole davvero primaverile. Andiamo a vedere, la regia ci offre il momento del testa coda che è stato innescato da una toccatina. Una toccatina che dopo ha causato l'uscita dei più piloti, questa invece è l'uscita
di traverso di Beckman che perde grande controllo. Eh sì, sono bravi questi ragazzi, veramente mi sa che ci faranno divertire durante questa stagione, quindi vediamo ancora, ecco questa è la frenata anche spettacolare di Baruch che poi però finisce, anche lui è bordo pista, quindi perde posizioni e qua le prime quattro posizioni si sono cristallizzate, ma dietro sta succedendo veramente di tutto. Linea Camilla. Ti confermo che si sta ancora lavorando sulla Tatus di Alex Peroni, in seguito ad un contatto si è dovuto sostituire l'anteriore, adesso pochi secondi e poi il pilota australiano potrà ripartire. Grazie Camilla, bene, così lo vedremo sicuramente ancora più in forma nelle prossime gare, perché farà esperienza di questi minuti restanti, perché appunto come dicevamo per molti piloti i circuiti sono sconosciuti e quindi ogni possibilità di girare, anche se ovviamente per Peroni non ci sono possibilità di prendere punti in questo appuntamento, però ovviamente fare esperienza, fare chilometri è qualcosa di molto importante. Aaron intanto è là bello tranquillo al comando, non ha lasciato spazio a nessuno, ha un vantaggio che cresce, va come un orologio svizzero, anche se è estone, non è svizzero, però è un orologio, perché sta girando sul passo dell'1.35.4, ha un vantaggio che si incrementa sempre di qualche decimino in più, mentre intanto qua vediamo con la tabella numero 5 Beckman che sta facendo dei gran numeri, anche perché alle spalle di Aaron, di Zhu e Viera e Schwarzman, che sono lì nelle prime quattro posizioni praticamente dall'inizio della gara, alle loro spalle abbiamo in quinta piazza, vediamo cosa ci offre la regia, la tabella numero 33 è quella di Zhu e Viera, quindi sono vicinissimi i due, con Viera che è riuscito a passare, attenzione, davanti a Zhu, quindi si è invertita la situazione per quanto riguarda la seconda piazza. Si chiude il dodicesimo giro, siamo quasi allo scadere dei primi siamo a 9 minuti dallo scadere del tempo regolamentare. Deve aver commesso qualche errore, perché vedo che ha girato 2 secondi più alto. Eh sì, abbiamo visto che Viera ha sorpassato con facilità con la sua vettura giallo fluorescente, ora viaggia in seconda posizione a 4 secondi e 7 dalla testa della gara, però intanto vediamo, perché Aaron è lì solitario al comando, però Viera adesso non ha più il pilota di nazionalità cinese davanti, Zhu Yu, e quindi chissà che non riesca a recuperare qualcosa e che non si abbia un finale con un confronto ravvicinato. Alle loro spalle intanto c'è Schwarz, ma un altro pilota che io non sottovaluterei assolutamente, anche perché sta girando in 1.35.2 e quindi in questo momento addirittura 2 decimi più basso di Aaron e 3 decimi più basso di Vieira. E vabbè, il crono di Zhu Yu non lo consideriamo nell'ultimo passaggio, perché ha perso 2 secondi appunto. Andiamo al tornantino e vediamo che Zhu Yu comunque non ci sta mica a stare dietro Viera. Non ci sta. Vuole riprendersi la seconda posizione che ha perso per una sbavatura. Bella combattuta questa gara, debutto assolutamente piacevole per questa Formula 4 Italia, direi, visto che adesso esiste anche la Formula 4 Germania, dove ricordiamo tra i piloti appunto c'è anche il figlio di Schumacher, e quindi un successo davvero importante per questo campionato che prende il via proprio qui oggi dal circuito di Vallelunga, perché abbiamo visto che ci sono piloti da 16 diversi paesi e da 3 diversi continenti, quindi un successo clamoroso, una partecipazione davvero importante. Tabella intanto numero 12 per il sorpasso in questo momento di Preining, intanto ci evidenzia Ermanno che sui nostri monitor a circuito interno abbiamo 2 piloti sotto investigation che sono il 5 e il 7, sono Beckman e Siebert. Intanto linea Camilla per noi.
Sì, con Marco Antonelli, team principal, Antonelli Motorsport, il vostro pilota brasiliano João Vieira in seconda posizione, ma io voglio sapere da te, finalmente noi italiani abbiamo fatto le cose bene quest'anno con la Formula 4, ci stanno copiando. Sì, diciamo che sono state veramente fatte bene e questi sono i risultati. Bella gara, tante macchine in griglia. Molto. Poi tanta bella energia da questi ragazzi. Tantissima, divertente, molto bello. Grazie. Grazie Camilla, torniamo quindi a seguire questo bel confronto anche per le posizioni dalla quinta in poi. In questo momento in quinta posizione c'è Ridley Stacker, attenzione, c'è l'attacco con la vettura numero 8 di Mauron su Canayet, un attacco con toccatina, un'entrata un po' garibaldina. È entrata un po' così, sì. Però ci sta perché questi ragazzi poi sono abituati nel kart dove le toccate sono all'ordine del giorno. Esatto. Andiamo a rivedere. Ecco l'entrata. Tra l'altro ha frenato veramente tardi, ha bloccato le ruote, poi non la teneva più. Un'entrata un po' azzardata, però fortunatamente nessun problema per nessuno dei due piloti. Intanto siamo già arrivati quasi alla fine di questa gara che è praticamente volata perché non ci ha dato un attimo di tregua con questi ragazzi terribili, li chiamerei, perché sono giovanissimi, pensate, molti di loro hanno appena 15 anni eppure sono veramente già dei piloti veri. Li vediamo, tra l'altro ricordiamo che queste sono vetture da 160 cavalli, motore 1.4 turbo, quindi sono vetture molto prestazionali. Vediamo intanto un confronto, era Sato, abbiamo visto il pilota giapponese con la tabella numero 15 che va in questo momento a strappare la posizione a Mauron, tabella numero 8, quindi Sato in ottava posizione, pilota di nazionalità giapponese che riesce a chiudere bene la traiettoria, mentre intanto vediamo cosa succede con Schwarzman che riesce ad approfittare della situazione e si porta in terza piazza. Sì, è un errore di Zhu Yu che continua quindi a perdere posizione a causa di errori, era lì che cercava di andare a recuperare la seconda piazza su Vieira, invece ha perso anche la terza, quindi giù dal podio per il momento. Zhu, Camilla, per noi. Sì, con Giuliano Raucci dal Brasile, ma parla perfettamente l'italiano. Sfortunata questa gara, cosa è successo e cosa speri per domani? Ho fatto una partenza un po' male, però io ero bene, ho cominciato a arrivare quelli che erano davanti, però uno si è girato davanti a me e io volevo desviare da lui, è andato in erba e ha preso uno davanti a un'altra curva. La macchina domani è a posto, no? Si ripara? Sicuro, sicuro, so, ho bucato la gomma. Grazie. Grazie Camilla, e quanta voglia di riscatto, domani sì. Saranno molto agguerriti questi ragazzi. Vediamo intanto cosa succede tra Schlom, tabella numero 3, e Canayet, tabella numero 77, stanno lottando per la sesta posizione, mentre ricordiamo che al comando con un vantaggio di 5 secondi e 3 c'è Aaron, che è partito dalla pole position, è stato sempre in testa, non ha lasciato spazio a nessuno. Ottima la seconda piazza di Vieira, che invece è partito dalla terza casella in griglia e che con un bel forcing ha indotto all'errore Zhu Yu, e poi stessa cosa direi è riuscita Schwarzman, che ora si è installato in terza piazza. Alle loro spalle c'è Zhu Yu e poi la quinta posizione. Tutto questo succede a ormai circa 25 secondi dalla testa della gara. Ridley Spacher in quinta posizione davanti a Schlom, Canayet, Sato, Mauron, Baruch, loro sono tutti vicinissimi come potete vedere da queste belle immagini che ci regala la regia di Mauro Valentinuzzi. Siamo in diretta qui dal tracciato di Valle Luca, dove mancano ormai meno di 2 minuti allo scadere del tempo regolamentare, dopodiché ci sarà un altro giro da percorrere prima di andare a vedere la prima bandiera a scacchi della stagione con la vettura contraddistinta dalla tabella numero 99. Aaron è al comando, pilota di nazionalità estone, era stato del resto anche il più veloce nei test di Monza a inizio aprile,
è al debutto nella Formula 4, quindi lo scorso anno non abbiamo avuto possibilità di vederlo. Il team è chiaramente un team italiano, possiamo vedere anche dal tricolore sulla livrea, il Prema Power Team, che schiera tra l'altro anche il compagno di squadra, il pilota giapponese Yu Zhu, che era stato in seconda posizione finché non ha commesso due errori che gli sono costati un piazzamento ciascuno, quindi ora è quarto. Intanto vediamo che mancano ancora 40 secondi circa, 45 secondi lo scadere del tempo regolamentare, quindi si completerà questo giro e poi ce ne sarà un altro. È passato 45 secondi prima della scadere del tempo, per cui deve fare un giro in più. Ancora un giro e poi ancora il giro conclusivo per questa prima gara della stagione. Andiamo a vedere come transitano sul traguardo in fila indiana, ravvicinatissimi, a partire dalla quinta posizione c'è Riedlisbacher, poi Slom, poi Canayet, Sato, Mauron, Barucche, Beckman, racchiusi in una manciata di secondi, ed è un bellissimo confronto con in questo momento un tentativo di sorpasso da parte invece di Prining. Questa è una lotta che si svolge ancora più indietro, anche perché ricordiamo che ci sono in questa gara, c'è un'uscita, la vettura numero 3, quella di Schlom, che era in sesta piazza. Ricordiamo che ci sono due ragazze, le due gemelle polacche Pankiewicz, che viaggiano in sedicesima e diciassettesima posizione, anche se poi partecipano al trofeo femminile, quindi in questo momento sono prima e seconda rispettivamente, però ovviamente si confrontano anche con i colleghi maschi, cosa che dovranno continuare a fare se vogliono correre ovviamente nell'automobilismo. Tempo scaduto, quindi ultimo giro, attenzione, Piera ha commesso un piccolo errore e adesso alla Roma, e adesso a Schwarzman alle sue spalle. Schwarzman è un osso duro, non molla facilmente, vediamo, cerca le traiettorie, vuole la seconda posizione, vediamo se riuscirà, pilota molto coriaceo Robert Schwarzman con il suo inconfondibile casco color oro che aveva già ai tempi del kart. Vediamo se riesce nel tentativo, prova all'esterno, ma traiettoria che in questo momento è più favorevole, qui è difficile in questo punto, prova Schwarzman, lotta per la seconda posizione, mentre davanti c'è Ralf Aaron indisturbato con un vantaggio di 5 secondi e mezzo. Vediamo se riuscirà nel suo intento Robert Schwarzman, russo italianizzato, diciamo, con intanto la tabella numero 99, eccolo, Ralf Aaron, leader. Non è mai stata messa in discussione la sua superiorità. Incontrastato dal primo giro. E per fortuna non gli piace il circuito di Vallelunga. Meno male. Figuriamoci se finisce su un circuito che gli piace invece, cosa succede? Eccolo, bandiera a scacchi per il giovanissimo Ralf Aaron, che conquista la prima vittoria della stagione. E la seconda posizione va a Vieira, ci ha provato fino all'ultimo Schwarzman, che deve accodarsi invece e accontentarsi del terzo gradino del podio. È stato molto bravo però a lottare, mentre il compagno di squadra Aaron Zhu Yu deve chiudere in quarta posizione, quinto Riedlisbacher e poi Canayet. Vediamo la battaglia, conclude ora con Sato in settima piazza, Mauron ottavo, Barucche nono, sono rimasti nella posizione che occupavano nel giro precedente Riedlisbacher, Canayet, Sato, Mauron, Barucche e poi Beckman, Ferrari, Schlom, che dopo l'errore il testa coda chiude in dodicesima posizione, Ponzio tredicesimo, transita ora Galbiati quattordicesimo, poi vediamo, dovrebbe essere quindicesimo Madera infatti, e poi le gemelline Pankiewicz che transitano in sedicesima e diciassettesima posizione assoluta. E non male però per Giulia
e Victoria Pankiewicz, mentre questo è il giro d'onore di Ralf Aaron, che forse da questo momento in poi Ermanno amerà Vallelunga un po' di più di quando è arrivato. Sì, penso di sì, penso di sì. Porta a casa un grande risultato, prima gara, partito davanti, è arrivato in fondo senza nessun problema, con un passo gara incredibile. Bella anche poi la lotta per la seconda posizione nelle ultimissime fasi con Schwarzman, che non ha mollato, ha cercato di approfittare dell'errore di Vieira, che però invece ha voluto a tutti i costi salvaguardare la posizione e quindi è riuscito a chiudere appunto al secondo posto. Peccato invece per Zhu Yu, che era partito molto bene, poi invece ha commesso due sbavature in tutti e due i casi e ha dovuto perdere una posizione che poi non è riuscito a recuperare. Difficilissimo recuperare poi. Eccoli che rientrano in pit lane, e comunque questi quattro piloti hanno fatto un bel passo, tanto che hanno staccato di una ventina di secondi dalla quarta posizione, sono passati a una ventina di secondi poi dalla quinta posizione in poi. Rindisbacher, Canayet, Sato, Mauron e tutti gli altri. Quindi un passo davvero elevato per Ralf Aaron, per Vieira. Quindi vediamo le nazionalità. Quindi Aaron appunto è di nazionalità estone, con invece la tabella numero 50 brasiliano Vieira. Schwarzman è russo, anche se appunto di ormai diciamo è italianizzato data la sua permanenza in Italia, e poi appunto nazionalità cinese per Zhu Yu. Rindlisbacher in quinta posizione invece è svizzero, e del resto l'abbiamo detto all'inizio, sono ben 16 paesi rappresentati. Ecco Camilla per noi. Sì, si è appena tolto il casco, so congratulations on your first victory. Are you happy now? Yeah, of course I'm happy, but still two races and I want to win those two also. Okay, so what are your goals for tomorrow and for the whole season? Of course, to win the season championship, and tomorrow also I want to win both races. Questo ragazzo ha le idee chiare, ha detto che chiaramente ha vinto oggi, domani vuole vincere, vuole vincere tutta la stagione, quindi in bocca al lupo, lo lasciamo andare agli onori del podio e a te Fiammetta. Grazie Camilla, ma sono veramente giovanissime. Fa effetto vedere quando si tolgono il casco, vero Ormando? Veramente, perché quando li vedi in macchina non hai idea di che età abbiano. Per cui vederli invece quando tolgono il casco danno un'impressione di... Ti rendi conto, cioè, veramente che sono veramente giovani. Proprio giovani. Ralf Aaron, Joao Vieira quindi in seconda posizione. Ecco qui, vediamo intanto tutti i piloti, l'ordine di arrivo di questa gara di Vallelunga, prima di tre gare, come vi dicevamo, perché domani mattina sveglia presto e sintonizzatevi in diretta con noi per seguire chiaramente la seconda gara del Formula 4, e poi a seguire ancora nel pomeriggio la terza gara, e poi vi ricordo naturalmente l'appuntamento che continuerà sugli altri circuiti italiani con il weekend del 30-31 maggio a Monza. Intanto vediamo gli highlights della gara che si è appena conclusa con l'ottima partenza di Aaron, con dei testacoda che hanno caratterizzato comunque le prime fasi, e questa è la battaglia che ha visto protagonista Siebert con la tabella numero 7, ed è stato un confronto che ha visto infatti diverse uscite, e questo è ancora un testacoda che ha coinvolto diversi piloti, ma come vi dicevamo, il bello di questa gara, di questo campionato, è che c'è subito la possibilità di riscatto con la gara dell'indomani. Mauron, tabella numero 8, in contatto al tornantino, e con la tabella numero 3 Schlom, che lui è pilota di nazionalità russa, testa a coda anche per lui, e poi appunto la conclusione comunque nel dodicesimo piazza, il
ecco ancora fasi incandescenti, questo è il team Prema con un ottimo successo, inizia la stagione primo e quarto posto, soprattutto la vittoria incontrastata di Ralph Aaron, veramente concentrato da pilota adulto. Joao Vieira, team Antonelli in seconda posizione, e Robert Schwarzman, team Mücke Motorsport, in terza posizione. Questo è il primo podio dell'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Io ringrazio Ermanno Gagliolo, direttore sportivo di Abarth, per essere stato con noi. Grazie Ermanno. Grazie a te, un saluto a tutti. E allora noi seguiamo queste ultimissime fasi delle premiazioni e vi diamo appuntamento sicuramente a domani mattina alle 9 per la seconda gara dell'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Un saluto da Fiammetta alla Guidara e buona continuazione con lo sport.